ritrovati in questo nuovo tutorial. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di Leonardo. Voglio introdurre un argomento che non ho affrontato nei training precedenti. Si tratta del pose to image. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a mettere un mi piace se il video tutorial vi è stato utile o se vi ha dato dei nuovi spunti, di condividerlo con persone a cui questi video tutorial possono essere utili o possono comunque interessare e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdervi ulteriori training gratuiti. Sono, come dico sempre, dei piccoli passaggi che a voi non costano nulla, ma permettono al canale di crescere e di raggiungere quante più persone possibili che possono essere interessate a questa tipologia di argomenti e che trovano probabilmente utili training gratuiti perché sono agli inizi, si stanno approcciando a questo mondo. Quindi aiutatemi a far crescere il canale. Bene, adesso ci spostiamo nella Image Generation, dove ho già creato un'immagine dalla quale partiremo per poi vedere come creare diverse posizioni per le nostre immagini. Io ho realizzato un'immagine di questa ragazza in questa posa. Ora, voglio cambiare la posa dell'immagine. Voglio che la ragazza sia seduta in una determinata posizione. Allora cosa faccio? Io qui inserisco un'immagine che ho scelto. Adesso vi faccio vedere. Quindi la posizione in cui voglio la ragazza è questa. Quindi lascio questo prompt con queste negative prompt. Il Magic Prompt non lo attivate perché altrimenti non fa questo tipo di elaborazione. Allora, poi dove c'è questo Control Net, cliccate qui e Pose to Image. Guidance Scale metto 6. Allora, Pose to Image generiamo prima con Edge to Image e poi Depth to Image per valutare le differenze. Adesso ho impostato tutto, le impostazioni delle dimensioni sono quelle per questo tipo di modello. Ok, generiamo. Ok, vedete che ha ripreso la medesima posizione. Allora, vediamo, facciamo Depth to Image anche. Così almeno poi facciamo tutte le nostre considerazioni. Ovviamente poi potete fare anche l'upscale dell'immagine perché qua gli occhiali sono abbastanza brutti. Allora, vediamo un attimo le differenze. Vedete come il vestito è anche abbastanza similare, l'incrocio qui, poi alla ragazza, i pantaloni, eccetera. Vedete, noi siamo partiti da un vestito. Questa ragazza aveva un vestito. Qui abbiamo i pantaloni, quindi mi riprende il discorso dei pantaloni. Qui addirittura una ragazza molto più provocante, quindi con un seno molto importante, una ampia scollatura, eccetera, dando il depth image. Allora, questo l'ho generato col modello RPG 4.0. Vediamo un attimo, ecco perché volevo farvi proprio vedere questo. Allora, adesso lascio Pose to Image e generiamo un'immagine. Ok, vedete, rispetto a queste, vedete, queste sono più definite. Ok, e sono similari alla proprio la posa della ragazza. Questa è praticamente deformata. Allora, se proviamo a prendere un altro modello, per esempio questo. Allora, possiamo vedere se funziona meglio. Stable Diffusion 1.5 è quello che funziona in pratica per le pose. Quindi proviamo a Generate with this model e vediamo ripartendo sempre da questa ragazza. Quindi andiamo su Add to Image, lasciamo poi il prompt è quello. Ricordatevi via Prompt Magic e le negative prompt ci sono, ok, genero la mia immagine. Ok, eccola qui, poi le mettiamo anche a confronto, vedete? Il viso può risultare migliore. Adesso facciamo l'altro, Depth to Image, ok.
e generiamo l'altra immagine. Qui abbiamo sempre la ragazza con un gran spacco, quindi avete capito più o meno la differenza tra i due. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Se non do la pose to image, lascio così, genero. Ok, abbiamo sempre una ragazza seduta, ma non si capisce bene dove ha messo, dove sono le gambe, diciamo, dove è posizionata. E non ha la stessa posizione, vedete? Comunque ha una mano sulla che tiene la testa, il braccio cade all'interno coscia, ma qui mantiene il discorso del vestito, perché comunque si discosta da quella che è l'immagine, mentre questi mantengono di più vedete, la posizione. Ecco perché è necessario scegliere e indicare pose to image. Poi proviamo magari a cambiare stile completamente. Andiamo su Select Custom Model. Vediamo per esempio questo. Vediamo se è uno Stable Diffusion 1.5. Va bene. Quindi se generiamo con questo modello, le guidance scale le lasciamo. Lasciamo tutto uguale. E in questo caso lasciamo pose to image semplicemente, senza scegliere come abbiamo fatto prima, add to image o depth to image. Ok, proviamo. Sì, più o meno la posizione è questa, mi mantiene anche in questo caso il vestito. E quindi non i pantaloni, perché non ho indicato vedete, uno di questi. Se io lo indico, per esempio Edge to Image, vedrete che mi fa praticamente i pantaloni. Mi riprende come è vestita la ragazza qui. Ok, vedete? Sta di fatto che se lasciavo semplicemente Pose to Image, come in questo caso, con l'altro tipo di modello con cui abbiamo realizzato questo, vedete che l'ha generata deforme, perché non ci sono le gambe qui, si vede come se fosse il ginocchio alzato, ma cosa che invece è risultata diversa, inserendo questo tipo di modello. Allora, adesso ho caricato questa ragazza quindi in un'altra posizione. Il prompt lascio lo stesso, lascio l'impostazione Edge to Image, Guidance Scale 7, OK 1, OK, Negative Prompt c'è e Prompt Magic no, giusto. Partiamo sempre dalla nostra immagine, ricordate, originaria, che era questa qui, e adesso creiamo questa posizione qui. Quindi proviamo con Depth to Image. Ecco qua invece, in questo caso, vedete, sulla base dell'impostazione del modello, poi ci generano delle immagini completamente diverse. Riproviamo a dare per esempio l'altro modello che avevamo visto all'inizio. Allora, posizioniamo giuste i nostri pixel. Io vorrei fare, lascio Depth to Image. E qui vedete la differenza. Vediamo fatto col Add to Image. Generiamo. Bene. In questo caso ha cambiato totalmente la fisionomia della ragazza. Più bello il viso sicuramente. E presumibilmente di un'etnia diversa. Vediamo se stando in piedi non gli metto niente come ho fatto prima, rimane pose to image, qui rimane tutto così, RPG 4.0, quindi vediamo cosa fa. Sono sempre comunque un po' deformate, perché vedete questo rispetto a questo qui, vedete invece rispetto a questi, siamo su tutt'altro piano. Quindi se invece io prendo, lasciando pose to image semplicemente, cambiamo il modello. A questo punto, proviamo a prenderne un altro. Dai,
dai modelli della piattaforma, abbiamo visto che questo poteva funzionare. Proviamo questo, Character Portraits. Un po' un nì questo. Innanzitutto poi anche il volto non è il massimo, però riproduce sicuramente meglio, vedete, gli arti rispetto invece a questo. Allora, riassumendo il tutto, quindi il post to image possiamo permetterci di lasciarlo solo su alcuni modelli. Vanno testati a seconda delle immagini che dovete realizzare, perché altrimenti dovete creare le vostre immagini o con edge to image o con depth to image. Quindi dovete prendere i modelli e testarli. Se poi non volessimo mettere niente, vedete, e utilizziamo questo semplicemente senza indicare che è una posa, proviamo a generarlo, perché prima avete visto che ha realizzato un'immagine dove però gli arti erano comunque deformati o mancanti. Ecco, qui crea una posa similare, poi in realtà non c'è il braccio, comunque anche in questo caso non riprende perfettamente l'immagine. Mentre con questo modello Sira Dreamshaper ce la fa, riprende comunque la ragazza così senza dare anche l'input della posa, ecco. Però diciamo che c'è comunque, lo date, questo era per farvi vedere comunque la differenza, proprio come cambia tra un modello e l'altro. Ok, anche per questo tutorial di approfondimento termino qui. Poi se ci saranno altre novità, man mano le vedremo. Vi invito a mettere una reazione, di condividerlo con persone a cui questi tutorial possono interessare, questi video training, e se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale per non perdervi ulteriori video tutorial che comunque potrebbero esservi utili. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui, ci vediamo alla prossima, ciao!